Oggi vi presento Giulietta, eccola qui, una new entry del canile comunale di La Terza. Giulietta è una cucciolona, dai denti sembrerebbe avere non più di un anno. E niente, lei è stata abbandonata qui nei pressi del canile, dove c'è una famiglia che ha un maneggio, quindi tanti animali, cavalli ma anche cani. E qualcuno ha pensato bene di lasciarla nei pressi di questo maneggio, perché non la sopportava più, evidentemente, visto che è molto vivace, e ha pensato se la terranno loro. Ma loro non se la tengono, perché ne hanno tanti di cani, gatti, cavalli, non terrebbero lei assolutamente. E così hanno fatto domanda per farla portare in canile. Giulietta è arrivata ed è stata subito chiusa in una piccola cella del sanitario. Oggi mi faceva proprio pena vederla lì, impazziva, perché lei è molto vivace, lei ha bisogno di fare movimento, lei è stata sicuramente con le persone. E le ho fatto fare un giretto e ho detto, vediamo, proviamo a farle delle foto, a farle un video e diamole una speranza. Povera Giulietta, adesso dobbiamo ritornare nel suo box. E mi dispiace se penso che chi l'ha abbandonata è perché non sa che i cani giovani hanno bisogno di fare movimento, di sfogare le loro energie. Sicuramente l'hanno lasciata per questo. Lei è veramente tanto tanto pimpante e simpaticissima. Una cagnolina normale, piacevole. Ma le persone pensano di prendere peluche quando prendono cani e purtroppo molti li prendono per accontentare i figli che non la smettono di chiedere, allora loro, pur di non dire no, pensano di accontentare, tanto sanno che poi, quando dopo un po' gli hanno fatto passare lo sfizio, possono disfarsi impunemente del cane, e non è giusto. Vieni, vieni, Giulietta, vieni qua, la stanno operando di là, vieni, vai qui, ok, vieni, da questa parte dobbiamo stare. Eccola qui, guardate quanto è vispa. È tutta contenta che mi sto dedicando a lei stamattina, Giulietta? Quanto sei bella. Fate un pensiero per lei. È una taglia media. Adesso come sta? Peserà 15 kg, ma un po' di peso deve metterlo. Quindi è una taglia al di sotto dei 20 kg, ma comunque rientra nella media. Giulietta, di lì non devi andare, non si va. È molto buona veramente questa cagnolina, però è un genere vivace, dovete apprezzare questo tipo di cane, altrimenti se volete il cane placido, che non ha bisogno di fare movimento, non me la richiedete, anche se è molto bella. Vieni, Giulietta, vieni, dai, su, eccola, dove va? Vuole giocare, stai, no, non si va lì, guardate com'è, è simpatica, eccola qui, voilà, Giulietta, lì ci sono i documenti, non sa più che cosa deve fare, Giulietta, un po' di educazione ci vuole a te, ma sicuramente se ti adotta una famiglia in gamba, ti trasforma in una cagnolina educata che continua ad essere sempre vivace, però sa stare anche buona al momento giusto. Sarà facile con te perché sei molto molto intelligente. E adesso niente, torniamo nel box, povera Giulietta. Facciamo vedere a tutti dove vivi. Perché oggi stai qui nella stanza del sanitario, tutta contenta, dopo giorni e giorni di reclusione nel piccolo box da quando ti hanno portata qui. Ma è lì che devi tornare, purtroppo, mi dispiace. Se non ti adottano, è lì che devi stare. Dai, mettiamo il guinzaglio e andiamo. Eccoci qui, stiamo andando nel sanitario. Giulietta tollera bene il guinzaglio. Forse la famiglia che ce l'aveva ci ha provato a metterla al guinzaglio all'inizio. Faccio vedere dove sta. Ecco, a fianco a questo povero cane impaurito. Ecco, questo è il suo box. Ha fatto la cacca prima. Vabbè, puliranno. Entriamo Giulietta, entriamo. Entriamo. Allora. Ora la libero dal retriever, ecco qui, e purtroppo le tolgo il nastrino. Vieni qui piccola, vieni, mi dispiace.
Ecco, via il nastrino. Ritorni, ritorni qui. Poverina. Salvatela da questo triste posto. Fa freddo oggi. Ciao Giulietta. Lo so, devo andare. Povera piccola. Non vuole stare qui. Non vuole stare qui. C'è Giulietta.